carina, dai, divertente, anche la possibilità di conoscere malghe dalla quale non passi, anche prodotti diversi da quelli dell'altopiano. È interessante, dai, come poi anche per passare un po' la giornata, ci sta finché il tempo tiene. Comunque noi non siamo, è la prima volta che veniamo qua, comunque è molto, molto calda come città, molto unita, vediamo, anche nell'organizzazione di tutto, molto bella. Comunque è abbastanza interessante, diciamo, vedere malghe, vari tipi di formaggio e via di seguito, comunque è bello, dai. Beh, ha assaggiato qualche formaggio? No, sono anche fanatico per i formaggi, eccetera. Tutti pazzi per il formaggio di Maiga e per il clima di Asiago. Made in Maiga 2018 fa il pieno, riempie la città per la gioia di espositori e commercianti, ma anche per il diletto di chi vuole scambiare quattro chiacchiere o affacciarsi alla montagna. Ho assaggiato abbastanza, anche un po' di vino, tutto ottimo. Cosa le è piaciuto di più? Quello di filiera, è quello più appena fatto, quindi più, perché lo solito lo conosciamo. Poi io vengo spesso qua, quindi è stato un piacere. Il sapore, molto saporito. Ecco, adesso con le marmellate sarebbe ad hoc. E la sua morte sei gnocchi, di queste patate qua, della Bintie. La sua morte sei gnocchi, dopo le sei ottime a fare patate lesse, patate al forno, le sei buone, le sei, ecco, le sei per i bambini, il purè è eccezionale e non solo per i bambini. Basta aver fame. No, non è vero, le sei veramente buone. Il clima, montagna belle, il verde, noi già siamo a Milano e insomma abbiamo bisogno un po' più di verde, ecco. Un prolungamento della stagione estiva che sembra funzionare. I tre giorni di Made in Maiga hanno chiamato a raccolta in altopiano migliaia di persone pronte ad assaggiare le specialità, ma anche a stare in compagnia e a respirare un po' d'aria sana. Amo Asiago e vengo da anni ad Asiago e passo quasi 5 mesi all'anno ad Asiago. Cosa le piace di più di questa città? Beh, la gente è veramente molto cordiale con me, ormai ci conosciamo in parecchi, quindi, e poi ci ho volato sopra io qui. Senta, ma lei il formaggio lo vende o lo mangia? A volte si mangia, a volte si vende. Com'è? È stata una buona stagione, erba buona, pascolo a posto. C'è soddisfazione? La gente gira oggi, c'è tanta gente veramente. È sempre una bella piazza, Asiago, sì.